affettuosa presenza. E volevo anche ricordare a tutti che gli amici francesi sono stati insigniti con il premio professionalità lo scorso anno, e quindi siamo particolarmente felici, ormai fanno parte a tutti gli effetti della nostra famiglia rotariana, e quindi chi fa parte della famiglia rotariana e viene coinvolto in questo premio professionalità sicuramente avrà successi, e noi auguriamo a voi tanto successo per la vostra attività professionale, soprattutto perché avete scelto di essere presenti qui a Biceglie, e quindi vi ringraziamo ancora. Già vi dovete abituare al nostro accento francese, quindi diciamo, non diciamo niente di interessante, così vi abituate già all'accento. Vabbè, per la storia del restauro di quella masseria c'è un grosso lavoro che è stato fatto, ovviamente di pulizia, ci immaginiamo in che stato era. È difficile di immaginare in che stato era. È vero che mi fa male le fotografie, però andate sul sito e vedrete. Sono sì, un bel po' di decennia di occupazione e di disastro, quindi terre di per tutto, dislivelli di per tutto, quindi ritrovare la roccia e i livelli era già un lavoro impegnativo, e soprattutto la difesa contro l'acqua, perché in questa masseria l'acqua è quello che distrugge tutto. Infatti siamo in un paese che è abbastanza secco e non ci rendiamo conto quanta acqua può entrare in questa masseria, che in alto ha una pendenza. Quando ci sono i temporali, si mette l'acqua a correre veramente sui viali lì intorno e arriva tutto in questo punto, quindi era molto complicato. È così potente che la masseria era equipata di una cisterna di un grossissimo volume in basso di recupero dell'acqua. E che giustamente ha esploso sotto la pressione, quindi il muro è adesso sottoterra, e il movimento è proprio il movimento di una cisterna che esplode e si ritrova così. Quindi la cisterna è stata ricostruita e adesso serve e di cisterna e di appartamentino. E abbiamo fatto un enorme lavoro che è fuori, che non si vede perché è totalmente sottoterra, orientamento del flusso acquifero. Francia, la corporazione, l'università francese, un po', ecco, in sintesi, perché poi si evidenzia la tua particolare competenza, la vostra particolare competenza. No, la sua. Vabbè, allora, e vi ricordo che loro hanno restaurato, hanno collaborato al restauro con tecnica laser di un fonte battesimale del 1200-300, che è nella chiesa di Sant'Adoeno, che è stato restaurato dal Rotary nel 2007 con la tecnica laser e con il loro intervento come tecnici restauratori della chiesa. A te, una parola. Due minuti. In questo caso ero soltanto un manipolatore. Quindi, perché dalla Francia? Allora, praticamente c'è anche Nicolà che sta a qualche parte, non lo vedo. Nicolà che fa legname, che è il terzo socio della compagnia. Quindi con Nicolà, Claire e io stesso abbiamo seguito, non Claire, infatti, cioè, ci ha accompagnato Claire, abbiamo seguito una scuola che in Francia si chiama les compagnons du devoir, che sono quello che mangiano i pani insieme del dovere, per la traduzione. È una scuola che risale a qualche centinaia di anni e che nella leggenda avrebbe costruito i templi di Salomone e poi le cattedrali e così via. Vabbè, c'è tutta una storia molto evidente, lunga e di peso dalla nostra scuola, no? Sono delle scuole di corporazione, e scuole di corporazione significa che i mestieri hanno dei maestri che decidono in che modo saranno educati i futuri maestri, e dei futuri maestri, per scegliere quelli che sono i migliori, prendiamo una scuola, mettiamo un percorso di tra 5 e 10 anni, e questa gioventù va di azienda in azienda, di città in città,
incontra i diversi maestri, i maestri vedono come si comportano, imparano tutto quello che possono imparare questi giovani, questi giovani trasmettono i saperi di un maestro all'altro, quindi non è una cultura della bottega, è una cultura della condivisione. E una volta che ha fatto il giro francese si fa il capolavoro, la parola capolavoro è una parola francese, le chef d'œuvre, che permette di diventare maestro, senza capolavoro niente maestro. E si prende, il giovane si prende un anno intero in cui la giornata va in azienda e la sera fa il suo capolavoro fino a compiere e essere giudicato dai maestri. Ovviamente si giudica non soltanto l'opera, si giudica la persona e l'opera, e poi c'è una cerimonia di intronizzazione del giovane che diventa maestro. Quella struttura ha fatto centinaia e centinaia e centinaia di maestri. Oggi siamo in Francia la più grande scuola di formazione, che è una scuola privata, cioè un'associazione di legge 1901 di utilità pubblica, e che è ovviamente aiutata dallo Stato perché di grande interesse. Quindi in Francia ci sono le scuole statali e la scuola privata dei Compagnons. Il benvenuto, più che il buongiorno, nell'azienda agricola Cassanelli, che è l'azienda agricola della mia famiglia, quindi ho il piacere di avere con me mio padre Carlo e mio zio Leonardo. Questa è una delle... Non ti farti la dita all'emozione. No, sono emozionato perché sono a casa mia, quindi ovviamente c'è un'emozione particolare.
La nostra è un'azienda che coltiva sia oliveti sia ciliegeti, che sono le due colture più tipiche del nostro territorio, qui di Bisceglie e di Trani. Fino a qualche anno fa coltivavamo anche molta uva da tavola, poi con le ultime vicende di mercato è diventata una coltivazione meno sostenibile economicamente e quindi oggi è tutto concentrato tra oliveto e ciliegie. Io un po' resisto ancora. Lui è un po' di uva da tavola ancora, mio zio la coltiva qui di fronte, proprio sul bordo della lama Santa Croce. È un'azienda che si compone di diversi appezzamenti. Qui siamo in un appezzamento di circa 5-6 ettari, 5 ettari con 650 alberi secolari. Poi ci sono vari altri appezzamenti divisi tra Bisceglie e Trani. Come vedete, un'olivicoltura molto diversa da quella che abbiamo visto nella masseria. Lì avevamo alberi forse di 500-600 anni fa, qui invece abbiamo delle piantagioni più recenti, sempre secolari, ma come vedete organizzate a filari. Marianna, e questo è il nostro dolmen, il dolmen per cui Bisceglie è famosa, il dolmen della Chianca. I dolmen erano delle tombe collettive e risalgono al XV-XIV secolo avanti Cristo, quindi stiamo parlando di circa 3500 anni fa. Erano delle tombe collettive, quindi utilizzate per seppellire più membri di una stessa famiglia, di uno stesso gruppo, di uno stesso clan, membri di prestigio però all'interno di una comunità. Il dolmen fu scoperto nel 1909, quindi circa 100 anni fa è stato scoperto. Prima qui era tranquillo nella campagna biscegliese. Poi Mosso e Samarelli lo scoprono il 6 agosto 1909 e iniziano a fare degli scavi qui. Iniziano ad esplorare la zona della cella sepolcrale. Gli scavi poi sono stati continuati dal Gervasio, che ha indagato invece il corridoio, il dromos, il corridoio di accesso. Cos'è stato trovato all'interno di questo dolmen? I resti di circa 15 sepolture, quindi almeno 15 individui seppelliti all'interno di questa tomba, e poi una serie di oggetti, un ricco corredo funerario, una serie di frammenti in realtà di ceramiche, vasi, ciotole, tazze, scodelle, e poi due oggetti molto interessanti, due cose molto interessanti. Una falera in bronzo, la falera era una spilla che serviva per fermare le vesti, e poi 5 vaghi in ambra. I vaghi erano tipo delle perline con un foro al centro che venivano utilizzate per realizzare delle collane. Ora, la particolarità era l'ambra, il materiale di questi vaghi, di queste perline. L'ambra, durante l'età del bronzo, perché il dolmen risale all'età del bronzo, l'ambra era considerato un materiale prezioso, una pietra preziosa. L'ambra è una resina fossilizzata che proviene dal Baltico, quindi dal nord Europa, un materiale che noi non abbiamo qui nei nostri territori. Quindi la presenza dell'ambra nel nostro dolmen ha fatto capire agli archeologi, prima di tutto, l'importanza, il prestigio dei membri, degli individui seppelliti in questo dolmen, proprio perché era una pietra preziosa l'ambra. E poi gli scambi, i traffici commerciali che c'erano tra le popolazioni che vivevano qui e le popolazioni del nord Europa.
Thank you.